Benvenuto. Rilassati comodamente. Lasciati avvolgere dalle tue morbide coperte. Lasciati trasportare dalla meravigliosa musica che stai ascoltando. E lasciati ammaliare dalla mia voce. In questa sessione ipnotica andiamo a facilitare il ricordo dei tuoi sogni. Sognare è bellissimo. Puoi viaggiare con la mente, con la fantasia, raggiungere posti inesplorati, vivere meravigliose emozioni, alle volte può capitare che i ritmi frenetici della vita portino il cervello a prestare troppa attenzione a tutte le cose da fare durante la giornata e poca attenzione a ciò che si sogna la notte. Questo perché, secondo la mente, sognare è qualcosa di superfluo e poco importante. Invece, introdursi nei meandri dei propri sogni aiuta a comprendersi meglio e quindi a vivere meglio. Quindi adesso metti da parte tutte quelle cose cui hai dovuto pensare per tutta la giornata, perché adesso è giunto il momento di dedicarsi ai tuoi sogni. Non c'è più nulla cui tu debba prestare attenzione. Adesso puoi permetterti di lasciarti andare e di lasciare che la tua mente prenda il sopravvento. Sempre più caldo, avvolto nelle tue meravigliose coperte, così familiari, che ti concedono calore e protezione. E sempre più cullato dalla musica che stai ascoltando, cadi in un torpore letargico, sempre più profondo,
cominci ad osservare la tua mente dall'esterno. Cominci a vedere i tuoi pensieri passare, che per adesso sono ancora razionali e logici. Se invece vedi passare nella tua mente problemi da risolvere o situazioni particolari che hai vissuto durante la giornata, distogli la tua attenzione da quel pensiero e portala al tuo respiro. Non è questo il momento di analizzare. Adesso devi solo osservare quel pensiero che passa. Inizia a fantasticare in modo del tutto libero e sereno. E concentrati su una parte di questo pensiero, sempre più serenamente e profondamente. Lascia che attraversi tutta la tua mente. E lascia che si trasformi sempre più tranquillo e rilassato, mentre coccolato nel tuo comodo letto, noti che la tua mente sprofonda sempre più verso il basso. Sempre più profondamente. Ancora più profondamente. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Mentre continui ad osservare più profondamente i tuoi pensieri, scendi sempre di più in uno stato soporifero. Ti senti stanco, assonnato. E senti che non sei più in grado di tenere il controllo su quel pensiero che stai osservando passare nella tua mente. E così si apre un mondo incantato. E quel pensiero continua a mutare continuamente
ancora e ancora, fino a quando non ne sei completamente immerso. In balia di questo sogno, non sei più tu a controllarlo. Puoi solo osservarlo da lontano e continui a farlo, respirando liberamente e tranquillamente. Se ancora una volta noti che la tua mente tende a fare supposizioni, tende a rivivere scene di vita vissuta, o tende a rimuginare su cose del passato, se riesci, sposta immediatamente la tua attenzione dal tuo cervello al tuo respiro. Magari puoi osservare la tua pancia salire e scendere, oppure puoi concentrarti sull'aria che entra ed esce dal tuo naso, per poi tornare a riportare la tua attenzione su quel mondo incantato che ti sei creato. Potresti vedere delle luci, dei colori, apparentemente casuali, potresti vedere scene di vita completamente inventate. E non riesci mai a ricordare di come sei finito in quel determinato posto. E non è mai un luogo familiare. E se lo è, dopo qualche secondo, subito tende a cambiare sembianze, a cambiare conformazione. Il tuo luogo di lavoro si trasforma, ad esempio, in uno sterminato campo verde, e quel mare e quella spiaggia che conosci davvero bene si tramutano in qualcosa
che non avevi mai visto, con colori che non avevi mai visto. E puoi far caso agli oggetti nel tuo sogno, che mutano sempre di sembianze e sono oggetti strani, che ti permettono di fare le cose più strane, come volare o respirare sotto l'acqua, mentre continui a rilassarti liberamente ed a rasserenarti mentre vaghi con la tua fantasia, senza compiere il minimo sforzo volontario. Continua a visualizzare da spettatore esterno i tuoi sogni. Le situazioni diventano sempre più surreali e bizzarre. Puoi osservare la scena dall'esterno e vedere persone che non avevi mai visto prima, e anche le persone non sono mai le stesse di qualche secondo fa. Così come le situazioni, che sono sempre diverse e cambiano repentinamente. Cerca di restare concentrato, ma non sugli scenari. Perché questi cambiano continuamente. Resta concentrato sui colori, sulle emozioni che emanano queste visioni. E se ad un certo punto capita qualcosa di davvero strano, un oggetto inimmaginabile o una persona davvero particolare, cerca di concentrarti su di essa. Tenerlo o tenerla a mente e visualizzarla bene. Domani te ne ricorderai sicuramente.
e penserai: che buffo quell'oggetto. Oppure: ma è incredibile che potessi fare quella cosa con quell'oggetto. Oppure potresti pensare ancora: davvero ho visto questa persona. Eppure poco dopo non era più la stessa. Continua a sognare, a rilassarti, a lasciarti trasportare dall'immaginazione e dalla mia voce. Quello che vedi si fa sempre più particolare. Sempre più strano e sempre più meraviglioso. Con dei colori sempre più sgargianti. Mentre continui a respirare profondamente e placidamente, la tua mente è crollata in uno stato ipnotico profondissimo, tanto che adesso ti sembra di essere entrato nei tuoi sogni. Continui a concentrarti su tutto quello che ti sembra più inverosimile ed incomprensibile, ma ti è davvero difficile distinguere il sogno dalla realtà. Ormai fa parte di te e tu fai parte di esso. Non puoi far altro che lasciarti andare completamente, catturato da quel sogno che continua a mutare e completamente avvolto in un mondo che continua a portarti sempre più in basso, protetto ed avvolto, mentre la tua mente viene avviluppata da un sogno benevolo e variopinto. Thank you.
continua a sognare, libero e sereno. Caduto in una profonda ipnosi. E anche se ormai non sei più in grado di prestare attenzione ai tuoi sogni, continui a farli e ad immagazzinarli nel tuo cervello, tanto che domani ricorderai le cose più significative. Ricorderai parte dei tuoi sogni, i momenti più belli e variegati. E potrai analizzarli. Potrai domandarti come sia possibile che tu abbia sognato una cosa tanto strana o tanto bella o tanto incredibile. Ed i tuoi sogni sono sempre più leggiadri e spensierati e la tua mente sempre più calma, come fossi immerso in un cielo azzurro, privo di nuvole, e stessi fluttuando, trasportato dal vento. E ti senti come se ti fossi immerso in uno stagno calmo, dove l'acqua cristallina lenisce il tuo corpo e la tua mente, e ti godi fino in fondo questa sensazione meravigliosa. Ancora una volta, libero, pacato e sereno, mentre scendi sempre più in una dimensione onirica sempre più profonda. E la musica ti aiuta a ricordare i sogni che farai questa notte e domani sarai in grado di ricordare le cose più belle
domani mattina, prima di alzarti, ti concentrerai sul ricordare anche solo piccoli passaggi dei tuoi sogni. Ti concentrerai guardando nel vuoto o un punto fisso. E cercherai di riportare alla tua mente ogni tuo sogno, che possa essere esso sensato o completamente privo di significato, e rimarrai stupito da quanti sogni sei in grado di fare ogni notte, di cui avevi semplicemente perso la memoria. Se c'è un sogno più particolare o ricorrente, puoi cominciare a scriverlo su un foglio bianco. In questo modo potrai aiutare la tua mente a ricordare e potrai incominciare a far capire al tuo cervello che quei sogni sono qualcosa di importante per te e che andrebbero presi maggiormente in considerazione. Adesso continua a rilassarti. Continua a dormire ed a sprofondare sempre di più in stati soporiferi più profondi. Sei ancora più ipnotizzato, ancora più crollato in un profondo letargo, pronto a sperimentare le bellezze dei tuoi sogni ed a ricordarli nei punti più salienti. Respira. Continua a dormire, spensierato. E domani potrai ricordare quanto di bello hai sognato questa notte, mentre avvolto nelle tue tiepide coperte, cullato dalla musica di sottofondo e ammaliato dalla mia voce, ti addormenti sereno e coccolato.